come si usano i tempi del congiuntivo nella finale. Rivediamo insieme due momenti della visita di Cinna e Mario a casa di Cesare. Siamo qui, hic sumus, dice Mario, ego et Cinna, io e Cinna, ut tibi proponamus fili tui designationem, per proporti la designazione di tuo figlio a Flamen di Alice. Notiamo che nella principale abbiamo un indicativo presente, sumus, e che nella subordinata finale c'è un congiuntivo presente, proponamus. Seconda scena. Pater, cur Cinna me cognoscere volebat? Chiede Cesare, il giovane Cesare al padre. Padre, perché Cinna mi voleva conoscere? E la risposta del padre. Quia filiam suam uxorem tibi dabit, perché ti darà in moglie sua figlia. Itaque uc venit ut te penitus perspiceret. Quindi, pertanto, uc venit è venuto qui per guardarti da vicino, per osservarti meglio, per conoscerti meglio. Esaminiamo il secondo periodo. La principale è itaque uc venit, pertanto è venuto qui. Venit è un indicativo perfetto che indica un'azione che si è svolta nel passato. Nella subordinata finale non abbiamo un congiuntivo presente, bensì un congiuntivo imperfetto. Quindi il tempo del congiuntivo nella finale dipende dal tempo della reggente o della principale. Osserviamo lo schema. Hic sumus ut tibi fili tui designationem proponamus. Siamo qui per proporre la designazione di tuo figlio. Se nella principale o nella reggente ricorre un tempo principale, cioè quale? Un indicativo presente, un futuro semplice anteriore, un imperativo presente, un congiuntivo presente, cioè un tempo che esprime un'azione che si svolge nel presente o nel futuro. Quindi, se nella principale c'è un tempo principale, nella finale avremo sempre il congiuntivo presente, proponamus. Se invece nella principale o reggente ricorre un tempo storico, il tempo del congiuntivo nella finale è diverso. Che cos'è un tempo storico? Un tempo storico è un tempo che indica un'azione avvenuta nel passato. I tempi storici in latino sono l'indicativo imperfetto, perfetto e più che perfetto, e i congiuntivi imperfetto, perfetto e più che perfetto. Ritorniamo alla nostra frase. Cinna venit ut te penitus perspiceret. Venit è il tempo della principale, è un perfetto, indica un'azione che si è svolta nel passato, dunque è un tempo storico. Nella finale avremo un imperfetto congiuntivo. Cinna è venuto affinché ti osservasse meglio, per guardarti da vicino. Quindi, ricapitolando, se nella reggente o nella principale abbiamo un tempo principale, presente o futuro, nella subordinata finale avremo un congiuntivo presente. Se invece nella reggente o nella principale c'è un tempo storico, imperfetto, perfetto, più che perfetto, congiuntivo o indicativo, nella finale avremo il congiuntivo imperfetto.